Ciao ragazze! Video haul piccino piccino piccino, volevo mostrarvi gli ultimi acquisti saldosi. E scusate, non sono proprio in tinta. Vabbè, che non si vede. No, perché in realtà avevo una camicia nera, solo che stando a casa faceva caldo, comunque fuori diluvia. E quindi ho messo sulla canottiera, anche se non c'entra niente con i leggings, quindi ve lo faccio vedere che non c'entra assolutamente niente con leggings. No, questa è la mutanda con leggings animal, no, scusa, militare. Scusate il casino che vedete dietro, ma questa è casa mia, è così, io non devo sistemare per fare il video. Video il piccino vicino, volevo mostrarvi con molta fierezza i miei acquistoni. E vi chiedo una cosa, così eventualmente mi commentate sotto. Volevo fare il famoso video sulla differenza di età, nel rapporto. Come chi non mi seguesse dall'inizio, io ho un rapporto con 23 anni di differenza, lui più grande di 23 anni. Volevo appunto toccare questo argomento in un video. Se avete domande, curiosità e quant'altro, scrivetemelo qui, così io quando faccio il video rispondo già a qualche domandina e mi aiutate anche un po' magari a toccare tutti i punti che magari a me non vengono in mente perché do magari per scontato e quant'altro. Vi faccio anche notare che sono andata dalla parrucchiera e sono tornata mora. Non so se si vede rispetto agli altri video, probabilmente si nota. Adesso la luce è falsata. Comunque, sotto, come vedete, qualche striscia più chiara. Abbiamo tenuto il chiaro sulla parte finale. Qua ha scurito tutto in base. Sono veramente, veramente contenta di tornare mora. Io mi sento una mora inside, anche se sarei tendenzialmente più chiaretta. Quindi niente, vi faccio notare questo, non ho tagliato nulla, ho un po' sistemato il ciuffo e basta. Bene, iniziamo con gli acquisti. Allora, primo acquisto per ordine perché l'ho acquistato per primo è rullo di tamburi. È un vestito ed è questo vestito lungo. Allora, ta ta ta. Adesso cercherò di farvelo vedere. Questo è il laccetto che però va dietro. Allora, questo è il vestito lungo. Casomai ho una foto indossato. Faccio vedere sotto i piedi. La particolarità che trovo fantastica è sotto. Come vedete ha delle balze, due balze. La seconda è un po' più trasparente, questa è coperente, arriva fino ai piedi, perché da qua arriva fino ai piedi. Allora andrebbe portato così, la scollatura più profonda sarebbe dietro. Io in realtà, visto che non ha cuciture, cioè non ha niente che implica, non ha, ha la cucitura centrale sia davanti che dietro, vedete? Io lo porto al contrario, lo porterò al contrario, perché preferisco la scollatura più ampia davanti. Non so se sì, cioè si nota che a me piacciono le scollature. No, non mi piacciono, no, non si nota, no? Quindi lo porterò così. Il laccetto andrebbe appunto legato dietro, davanti, adesso valuterò se toglierlo. E niente, questo è il vestito, io lo trovo fantastico. Il blu è un blu intenso, vediamo come rende meglio il colore, perché c'è una luce di merda. Ok, è un bel blu. A me che sono scura sta molto bene questo colore. L'ho preso nel negozietto che ho qui in centro a Fossalta. Il costo non c'è più, però ve lo dico io. Allora, la marca è questa, per chi magari la trovasse
Nei suoi, io ne ho tanti vestiti di questa marca, credo anche il rosa pallido con il fiocchettino sulla spalla che avevo nel video di haul acquisti saldi che vi metto qui. Credo sia della stessa marca, io la adoro questa marca. La fanno a Padova, tra l'altro. Sì, sarà sicuramente di importazione. Allora, costo da cartellino, prezzo interno, erano 79,90. L'ho pagato 39,40 euro, insomma. 39 qualcosa. La metà l'ho trovato sconto 50. È lungo fino ai piedi, io lo trovo. Ha una buona consistenza, cioè è un bel vestito. Praticamente ha la parte sotto a... È doppia, quindi è ben rifinito, non è trasparente, e sotto ancora c'ha comunque la sua, diciamo, sottovestina, sottogonna. Il materiale, visto che ci siamo, 100% poliestere, niente di che, insomma. Sicuramente 80 euro non gliel'avrei dati, non so se si legge 100% poliestere. Dicono lavaggio a mano, stirare a bassa temperatura, non asciugare in tamburo. Bene, questo è il primo acquistino che metto qua. Poi, realtà l'avevo preso con l'idea di una cena che avevo. L'ho provato la sera stessa con le scarpe alte e in realtà lo preferivo quasi con le scarpe basse, che da me è strano, perché la balza finale comunque è coprente, e il tacco usciva, non usciva, non lo so, diventava un po' esagerato forse. Lo riproverò con il tacco. Però poi, questo l'ho comprato sabato, la domenica sono andata in un centro dove c'è un negozio enorme di scarpe e dove lì non ho trovato ovviamente nulla. Cercavo una décolleté normale beige, niente di, ecco così, di normale beige. Allora, di beige c'era poco. Quello che ho provato un sandalo con la parte dietro tutta svarroscata, ma erano durissime e il costo mi sembra era dai 40-50 euro, adesso non ricordo, comunque mi facevano proprio male, quindi niente. Ho visto altre scarpe, ma niente mi aveva colpito, c'era tanto nero e a me il nero non serviva. Sono uscita da quel negozio, mi ricordavo che nei dintorni c'era un altro centro commerciale dove all'interno c'era un negozio di scarpe Megetto, perché è della zona, forse conosce. Comunque il negozio di cui parlavo prima era quello giusto. Probabilmente con i saldi aveva venduto molto e quindi non ho trovato niente. Allora ho detto, vabbè, visto come sono qua, mi allungo un attimo e vado a vedere. Sono andata da Megetto e c'erano parecchie scarpettine. L'unico problema è che avevano l'aria condizionata rotta domenica e praticamente si moriva di caldo là dentro, quindi non riuscivo tanto a essere concentrata agli acquisti. Però da uno scaffale mi hanno guardato queste scarpette, perché come ogni donna sa, ne avevo bisogno. Cioè, chi non ha bisogno di un paio di scarpe nuove? E ho trovato un paio semplice, però col dettagliino carino, che mi piacciono molto. Le ho già indossate, quindi. E sono queste. Sono beige, sembrano bianche, ve le faccio vedere da qua. Sono beige con il dettaglio di questo tacco tutto intarsiato, che a me piace molto, l'avevo già visto un paio di anni fa, l'anno scorso.
molto 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 carina, è una Chanel aperta, non troppo aperta perché io ve lo sconsiglio quando qui è tanto aperta, perché la scarpa alta il piede tende a scivolare, quindi vi trovate con le dita così che cioè per me è bruttissimo, si vede proprio, oppure tante per non scivolare raggrinzano le dita e si vede. Invece questo è aperto poco e esce solo la puntina del dito. È una Chanel, quindi legata qui al cinturino regolabile. È molto bello il dietro che è dorato. L'ho trovato originale. La marca è questa. Ok. E le ho pagate veramente una, cioè per me è un affarone, perché tra l'altro sono comodissime. Le ho provate appunto perché non voglio trovare magari alla cena con le scarpe che mi fanno male, che non conosco. Le ho provate tutto un giorno, tenendole su, camminando, ci ho fatto un po' di commissioni e sono comodissime, morbidissime, perfette. Allora, il prezzo era di 49 euro, le ho trovate scontate del 50, quindi le ho pagate 24,50 euro se non erro. È veramente un affarone, ragazze, perché sono proprio, cioè, comodissime per 24 euro. Cioè, io avevo dall'altro negozio trovato scarpe da 200 euro che ho provato, erano dure. Io dico, cioè, vabbè, non le avrei comprate comunque, però 200 euro di scarpa quantomeno che sia comoda. Poi, tornando in macchina, un negozio, vedo da fuori maglie 9 euro, vestitini. Entro dentro, si chiama Remix, mi sembra il negozio per chi fosse della zona. Spulcio un po', c'era un vestitino che ho provato, però poi addosso non mi piaceva, finché provo un vestito. E trovo un vestito. L'avevo preso nel colore corallo da provare. Era molto bello, anche magari con un po' di abbronzatura. Era molto bello. Lo vedevo leggermente meno elegante di questo che poi ho preso, erano taglie uniche. Infatti, questo non lo so se è una marca. Comunque, facciamo così. Scollatura tonda, stile impero sotto il seno ed è lungo fino ai piedi, ma la particolarità è che la sottogonna sotto è corta, non so se si nota che qua è corta, e è sotto invece trasparente lungo fino ai piedi. Vediamo se alzandomi, comunque vi farò un outfit, perché ho in mente di fare un outfit con questo. Quindi è così lungo, arriva dal ginocchio la sottoveste, ma sotto è trasparente. Poi adesso è doppio, ma poi singolo è molto più trasparente. E l'ho trovato veramente molto elegante per appunto i si è abbassata. No, è andata via la corrente, ragazze. Riprendo dopo. Siamo sopravvissuti! Speriamo che tenga la corrente. Comunque, vi stavo parlando di questo vestito che niente, ho trovato appunto lì. È un po' sfumato. Se non è proprio un tinta tinta unita, è un po' graduato, ecco, sotto è un po' più chiaro. Per la modica cifra. Non c'è più il cartellino, ma me lo ricordo. 14,50 euro. Ah no? Non lo so, forse lo trovate anche al mercato, una cosa del genere. Io lo trovo molto elegante. Mi piace. Addosso mi piace molto. Ha un po' di scollatura, tonda, niente di che. Insomma, guardate. Arriva qua. La scollatura è un po' scollato anche dietro. A tal proposito, ho fatto una cosa, non so se voi ve ne siete accorti, magari che mentre mi giravo, ta 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 tam, è un
tatuaggio, non so cosa stiate vedendo, spero si veda. Potevo anche prendermi tipo uno specchio. È un trasferello tipo, un tatuaggio dorato. Vediamo se io riesco a vedere. Ah, ok. È un tatuaggio dorato e me l'ha fatto la parrucchiera. Dovrebbe durare sui 10 giorni. Speriamo, perché a me piace molto molto. Mi ha fatto venire voglia di farne uno. Veramente, a me piace molto. Bello, molto carino. E sbrilluscicoso. Non chiedetemi il costo perché non mi ricordo. Non mi ricordo. Eventualmente ve lo scrivo nell'info box. E questo è quanto. Mi piaceva molto adesso per l'estate averlo. Vi dirò poi quanto mi è durato. E niente. Per chi volesse saperlo, il rossetto che ho su, non so se si vede, ecco, si vede meglio così. Il rossetto che ho su è questo di Essence, il numero 12, che avevo fatto vedere in un haul acqua e sapone, che vi metto il link qui, ed è questo fucsia. È molto molto bello perché butta un po' al rosso e non proprio proprio al rosa. Lo trovo once gaps, mi piace molto. E niente, questo è tutto, mi sembra di aver detto tutto. Per chi volesse il tutorial di questo trucco, è sempre il solito il mio giornaliero, vi metto il link qui. E niente ragazzi, è tutto a posto, tutto in ordine. I miei capelli nuovi, mi piacciono. Cosa volevo dirvi? Niente, rispondetemi se avete delle curiosità, così faccio anche questo video. Appunto per la differenza di età, per spiegarvi un po' come è stata, come sta andando, come ci siamo conosciuti e cose del genere. E niente, ragazze, vado a nannetta. Questi sono i miei piccolini acquistini. Sono molto soddisfatta. Pronto. Soprattutto per quello beige, mi piace molto. Per 14 euro addosso fa una porca figura. Anzi, se riesco, vi faccio vedere direttamente dal telefono come sta indossato. Allora, quello blu indossato con una cinturina sta così. Aspettate, perché fa il riflesso. Speriamo che. Vedete, è fino ai piedi. La scollatura è là. A me piace. Mi piace con la cinturina in vita perché evidenzia la vita. L'altro. Ah no, non ce l'ho indossato. Strano. Vediamo. Tutto. No, questo è il blu. Forse qua si vede meglio, ma insomma, non tanto meglio. Era senza cinturina. Comunque il vestito per intero, beh, io credo vi farò un video outfit perché ho in mente un'occasione per potervelo dire. Il vestito è questo, tutto intero, ma si vede una cippa. Se vedete, la sottogonna è più corta ed va un po' a sfumare. Molto molto carino. Bene ragazze, mi sono anche dilungata troppo. Vi mando un bacione e al prossimo video. Ciao Chiaretta, buone ferie quelle prossime. Ciao.